La confisca pochi giorni fa della villa di Casa Monica a Vasto apre nuovi scenari per il futuro della struttura, probabile una destinazione sociale. E su questo argomento si fa avanti Riccardo Alinovi dell'Associazione Codici. Volevo, come associazione Codici Antiracket e Antiusura, volevo complimentarmi col sindaco Menno, un plauso a questa amministrazione comunale che non si è fatta intimorire e intimidire, ha continuato a peronare e finalmente oggi la casa di Casa Monica è tornata in mano alla città di Vasto e chiaramente questo è una vittoria contro la criminalità organizzata. Noi perciò apprezziamo il lavoro svolto dal sindaco e dall'autorità giudiziaria. Facciamo una proposta come associazione Codici che questa villa venga data, designata a tutte le associazioni, tra le quali anche noi come associazioni Codici, e io credo che tutte le associazioni vastese hanno spesso difficoltà ad avere delle sedi, possa essere il luogo dove la definizione è la casa delle associazioni. Visto che ci sono molte associazioni che spesso hanno difficoltà a trovare delle sedi, quella potrebbe essere un centro di aggregazione. Noi, come altre associazioni, credo il WWF, Italia Nostra, Legambiente e Codici, potrebbero avere la gestione di ogni stanza, visto che è una villa molto bella, e questo darebbe un'occasione di pluralismo e non di favoritismo a un'associazione. Può diventare la casa delle associazioni, dove oggi il comune, visto a quelle persone che sono impegnate sempre in prima linea, come noi Codici, a tutela e a difesa sulla sicurezza del territorio, sarebbe un riconoscimento alle associazioni per il lavoro svolto meritevole che facciamo volontariato e noi ci facciamo proposta promotori di questa iniziativa e credo che sia anche lodevole perché oggi il sindaco, credo che le associazioni sono sempre in prima linea a tutela del territorio, sia per quanto riguarda l'ambiente, la criminalità organizzata, noi come referenti di Codici. E questo sarebbe un'occasione sicuramente di, come accade in molte altre città che sono state affidate alle associazioni di volontariato. Miriam Giangiacomo, Vasto Web.